Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Queen and King, Bad and Perfect. E quest'oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball Legends, un nuovo video delle news. Sono contentissimo di come è andato il video che è uscito ieri sul gameplay di Giblet, insomma, come lo volete chiamare voi. Vi ringrazio a tutti per il supporto e oggi sono usciti i preview di due personaggi, no, non solo uno, di due personaggi, ovvero di Gotenks Evo, come avevo annunciato, e poi dell'altro personaggio andremo a parlare dopo aver visto Gotenks, perché siccome è stata una sorpresa per tutti, faccio anch'io, tra virgolette, la sorpresa, anche se ormai lo sanno tutti, tra virgolette, ecco, ce lo teniamo. O ce la teniamo per ultima. O ultima, ok. Quindi, domani si aggiorna PvP, si restarta la season, esce appunto la batch step up, ormai confermata al 100%, con Goten Sevo, e poi vedremo chi altro. Allora, ok. Vabbè, gli hanno cambiato la speciale. Gli hanno cambiato la speciale. Non sta carina. La posa non mi piace, onestamente. La speciale è buona, molto buona. Finalmente l'hanno cambiata. La trasformazione è ottima, sì. Sì, con la sua mirada aditiva Super Saiyan 3. Con la special skill, che praticamente dice adesso mi hai fatto arrabbiare. Buffa i danni inflitti. Poi con la sua special move praticamente buffa appunto altri danni inflitti con molti danni. Con molti danni. Quindi praticamente sì, un bel personaggio, non è, non sembra niente di particolare, poi bisogna vedere domani, appunto, se lo riesco a pullare per provarlo, com'è, però sì, comunque, sicuramente bufferà gli alleati, Fusion bufferà se stesso, è un ottimo personaggio, un ottimo personaggio. E sì, non ho altro da dire, nel senso ha delle belle combo. Ha delle belle combo. Non è male, non è male, dico che non è male perché non so come possa essere sulla carta più che altro. Perché sì, qua ci dicono appunto che va Super Saiyan 3 con la main ability, con la special skill che appunto che dice che lo ha fatto arrabbiare, che lo ha fatto arrabbiare, si buffa i danni inflitti, buffa sicuramente i danni, cioè buffa i danni che fa agli alleati da questa possibilità e niente, poi appunto con la speciale fa dei danni. Questo farà tanti danni appunto, no? Penso per 30 time account, perché poi se scade questo non dico che diventa più scarso, però essendo che ritorna Super Saiyan non sarà questa gran cosa, non dico che sarà un shallot base, però sarà molto meno del danno che fa da Super Saiyan 3. Vabbè. Ok. Siete pronti? Il secondo personaggio che uscirà con Gotenks è Kefla Super Saiyan 2. Signori, Kefla Super Saiyan 2, che io pensavo che uscisse l'anniversario, l'ho detto un casino di volte,
Ragazzi, la fanno uscire domani. Uno dei personaggi che attendevo di più che arrivasse su Dragon Ball Legends. Ragazzi, è spettacolare. Kefla pare spettacolare. Lo è spettacolare. Secondo me è perfetta. Io addirittura userei l'aggettivo perfetta. Con la sua Ultimate Hearts, il Gigantic Blast riduce praticamente i danni dell'avversario. Cioè, praticamente, se ci fanno dei danni, riduce i danni. Kefla riduce i danni. Riduce un casino di danni. Poi avrà il feint, penso con la ultimate, con questa qui, avrà il feint facendo appunto questa ultimate feint. Potremmo feintare l'avversario, cioè stordirlo. Cioè lei praticamente prende la metà dei danni. Cioè se magari stiamo prendendo un casino di danni con appunto la carta verde. Con la carta verde e lanciando, diciamo, questo speciale normale, si riduce i danni. Si riduce i danni praticamente. E poi, da quanto ho capito, si ripristina la vita. Si ripristina la vita. Attaccando, diciamo. Ecco. Spero di aver capito bene. Che sia così. E niente, io direi di andarci a vedere i video. Intanto c'è Telegram che mi arrivano le notifiche. Io andrei a vederci i video e a lasciarci dicendo che ho un annuncio da fare. Avevo già detto qualcosina. Domani, ragazzi, Dual Summon con un ospite speciale. Non mancate davvero perché ce ne saranno di belle da vedere, di belle come non ne avete mai visto. E quello, ragazzi, sarà lo speciale dei 200 iscritti. Sì, per me è un buon traguardo e sono felice di festeggiarlo con voi, ragazzi. Per voi avrò un ospite speciale, ragazzi. E faremo, ripeto, il Dual Summon sulla nuova step up di Goten Super Saiyan 3 e di Kefla Super Saiyan 2. Altro che Legends Fusion. Wow. Legends Queen e King, ragazzi. Legends Queen e King, ragazzi. Quindi vi voglio carichi. E domani uscirà quel video. Non vi so dire se alla mattina o se al pomeriggio. Alla sera no. Però tra la mattina e il pomeriggio uscirà qualcosa di spaventoso, cioè questo Dual Summons. E speriamo di trovare quello che vogliamo. Detto questo, ragazzi, vi lascio ai video.
a cake. Damn, it feels good to be a Saiyan. Quindi vi ricordo di mettere mi piace, non mi piace, ci vediamo al prossimo video, bella!